Non c'è nessun blocco a livello ministeriale per la superstrada Vigevano-Malpensa, è quanto stato detto dai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e sindaci della tratta giunti a Roma per un incontro organizzato dall'onorevole della Lega Marco Maggioni. L'incontro è servito anche per chiedere al Ministero di adoperarsi per il completamento del cantiere del ponte sul Ticino appaltato dalla provincia. La delegazione dei sindaci era formata dai primi cittadini di Vigevano, Abbiategrasso, Magenta e Robecco sul Naviglio. All'uscita dagli uffici di Piazzale Porta Pia i sindaci hanno sfoderato un cauto ottimismo. Sarebbero in corso verifiche tecniche fra i ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente con il coinvolgimento di ANAS. I bandi d'appalto non sembrerebbero così lontani. Siamo appena usciti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Direi che con un cauto ottimismo abbiamo verificato qual è la pratica della superstrada. Ma allora, a detta dei funzionari, questo che è il discorso tra Ministero dell'Ambiente e Ministero delle Infrastrutture sembrerebbe comunque volto a non bloccare l'iter della superstrada. Questa è una notizia assolutamente positiva, quindi col nostro ottimismo speriamo che il tutto si sblocchi velocemente e si addivenga presto a questo appalto. Comunque le notizie direi che sono buone. Ciò che ci rincuora è proprio questo, che l'iter tecnico di fatto non si è fermato, ma che c'è proprio una volontà di superare quelle che sono alcuni approfondimenti ancora in corso, e quindi davvero incrociamo le dita perché poi questi bandi escano e questo appalto poi venga assegnato. Se non escono, torneremo a farci risentire a Roma, ovviamente, il prima possibile.